dalla scelta del presidente Maroni, che tutti noi ritenevamo essere il candidato naturale a fare il secondo mandato e che aveva sempre detto di voler fare il secondo mandato. Questa scelta, che ho già detto, rispetto, le ragioni personali vanno sempre rispettate, ha però indubbiamente creato una situazione di difficoltà politica e anche di impreparazione nella coalizione di centrodestra, perché eravamo tutti convinti di avere un candidato, di avere un candidato forte e di avere un candidato vincente. Io ritengo che la coalizione di centrodestra vincerà comunque le elezioni regionali e saprà rispondere in maniera compatta anche a questa situazione a cui si è improvvisamente trovata di fronte. I due nomi di cui si sta parlando, che ho la fortuna di conoscere personalmente da tempo, sono entrambi nomi di altissimo livello, con profilo diverso. Maria Stella Gelmini ha certamente un'esperienza di governo e una notorietà, diciamo, più alta di quella che ha Attilio Fontana. Attilio Fontana però dalla sua ha una conoscenza della regione più diretta, perché è stato presidente del Consiglio regionale. Io non posso che parlare bene del ruolo del presidente del Consiglio regionale, a parte le battute. È stato un presidente del Consiglio regionale apprezzato, stimato e capace, e poi è stato il sindaco della mia città per 10 anni, e quindi io anche con lui ho un rapporto personale risalente nel tempo. Anzi, lui mi, diciamo, prima del sindaco di Varese è stato sindaco di Tunolona, dove io ho cominciato la mia carriera politica come assessore, e venni. La mia coalizione venne mandata a casa da lui quando vinse le elezioni nel 95, quindi ho un rapporto politico che risale a molti anni fa. E devo dire che è partito con una sconfitta, perché mi mandò a casa da lì, e adesso spero che non mi mandi a casa da qui, ma insomma, questa è una battuta. No, invece volevo dirvi Quindi la che posizione lo di... conosco personalmente, ha certamente le capacità amministrative e anche il profilo personale per poter fare bene il presidente di una coalizione. Questo è importante della sottolineatura politica. Chiunque sia il candidato, io dico Gelmini, Fontana sono entrambi eccellenti candidati, deve essere il candidato di tutta la coalizione, non può essere il candidato solo di un partito e deve avere innanzitutto la capacità e la preoccupazione di tenere insieme tutte le forze che sostengono il centrodestra, anche perché se anche una sola di queste forze dovesse sfilarsi, basterebbe la nostra, il risultato delle elezioni regionali sarebbe certamente molto più in discussione. Quindi, la prima qualità che chiedo a tutti coloro che sono in corso per fare il governatore della prossima legislatura è di saper lavorare insieme e di compattare, eccetera.